Sì, sapete che giochiamo con questa per sostenere l'aria. Sapete? Sì, sì, ecco, come ha anticipato il mister, comodati pure, ieri abbiamo fatto una comunicazione congiunta con il Parma perché domani scenderemo in campo con queste maglie per sostenere la battaglia di questa nostra giovane concittadina. Il Parma è stato entusiasta di partecipare, anche loro metteranno all'asta delle maglie, 4 in particolare, che avranno una patch interna, però perché loro hanno, diciamo, dei discorsi diversi per le sponsorizzazioni. E le modalità poi le renderemo note ad inizio settimana. Ok, grazie mille, possiamo cominciare? Mister, hai dimostrato di essere bravissimo nel saper mantenere equilibrio nella squadra anche nei momenti difficili. Ora c'è da governare l'entusiasmo. Quanto è diverso e quasi è più difficile rispetto all'altro? Io penso che la preoccupazione di domani è l'avversario. Ma non con paura, con massimo rispetto. Però quello è normale, non te l'ho chiesto perché era scontato. Poi il discorso nostro è sempre quello di concentrarsi sulle cose da campo, anche quando sia quando le cose non vanno bene, sia quando le cose magari sono successive a una partita importante come quella di Palermo, sapendo che è vero che comunque il rischio di entusiasmo c'è, però noi abbiamo bisogno di punti, siamo sempre quintultimi e dobbiamo ragionare così, contro la squadra più forte del campionato, e quindi logico che ci richiede ancora più di tutto, intensità, qualità, concentrazione, personalità, e quindi è una bella battaglia. Però come ci siamo sempre detti, le battaglie vanno fatte e tutto il resto conta poco quando va in campo, contano poco i punti che uno ha in classifica, conta poco le statistiche, perché abbiamo pareggiato con l'Ecco che veniva da 6 sconfitte, abbiamo vinto col Palermo che veniva da 5 vittorie in casa e io non lo sapevo, per fortuna, e 16 gol fatti, cioè, quindi vale tutto il contrario di tutto. Le motivazioni devono essere per la classifica e per la voglia di continuare. Senti, un'ultima domanda da parte mia. Scusate, Palermo è una squadra che gioca e fa giocare, segna ma li prende anche. Il Parma è una squadra che gioca, quindi ti fa giocare, fa gol ma li prende anche. Però ci sono delle differenze tra le due squadre, e anche dal momento particolare del campionato e dal fatto che giochi in casa, li giocavi a Palermo di fronte a 25.000 persone. Quali sono le differenze di campo tra le due squadre? Sì, ci sono tante cose in comune e anche tante differenze, perché sembra quasi simile al modulo, un 4-2-3-1, 4-4-2, anche il Parma ogni tanto cambia, tutto quello che è stato detto sul far giocare, sul essere anche a trazione offensiva, però poi nelle dinamiche di campo hanno anche delle sfumature tattiche diverse che vanno interpretate e che vanno utilizzate. Come sempre contro questi giocatori, al di là delle dinamiche tattiche, i duelli fanno la differenza, perché questi hanno giocatori come Palermo, ma come anche a noi, che sono quelli che poi spostano gli equilibri al di là di quello che poi prepari. Mister, buongiorno. Buongiorno. Brevemente sulla partita di Palermo, che insomma, secondo me la tua Ternana avrebbe meritato di vincere con 2 gol di scarto. Questo per dire, insomma, l'opinione che ci siamo fatti, almeno io, nel rivedere la partita, perché mentre la guardi sì. Segui il pallone. E no, è vero che il Palermo ha avuto 2 occasioni sull'1-1, su una sì. Delle due è stato magistrale Iannarilli, sì. Però insomma, la Ternana ha giocato di più, meglio, ha strameritato. Io credo che 2 gol di scarto sarebbero stati sacrosanti. 3 mie piccole, 3 spigolature, 3 curiosità marginali. Primo, se avete parlato con Iannarilli sulla dinamica bizzarra del secondo gol del Palermo a tempo scaduto, forse ha avuto paura di scontrarsi
con Carboni, non lo so. Secondo, la posizione di Gaston Pereiro, che spesso con Favilli ha giocato prevalentemente alla destra di Favilli, stavolta ha giocato alla sinistra di Raimondo e anche piuttosto largo, e le cose hanno funzionato. Quindi ti chiedo se sia stata una scelta legata alle caratteristiche dell'avversario di turno o alle caratteristiche della punta che faceva coppia con Gaston Pereiro. E terzo, due volte in panchina consecutiva Vitali, stai alternando i portieri di riserva o c'è una spiegazione specifica? Grazie. Qual era la prima domanda? Scusa, che mi avete tre. non me la ricordavo perché non ne abbiamo parlato. Perché sì, è un gol lonzo, però insomma eravamo tanto euforici e sappiamo che era evitabile. Nelle dinamiche c'era degli, insomma, vabbè, però va bene così. Nel senso, sono d'accordo che era più giusto vincere 3-1, però insomma, va bene così. E a me è piaciuto anche l'idea, anche dopo il 3-1, di provare a fare il quarto, come tipo di mentalità e di far gioco. Un attimo prima, adesso solo sfiorò la traversa. No, dico appunto, c'è stata l'idea di farlo fino alla fine e deve essere questo, secondo me, il nostro modo di stare in campo. Ma nel rispetto sempre dell'avversario, non è che vuole fare il fenomeno, ma io non conosco un possesso palla a tenerla e basta. Per me bisogna andare sempre in avanti. Togli rischio e togli anche e metti a pressione anche a chi continua in ogni caso all'avversario, perché credo che la forza nostra sia stata anche proprio di moralmente spegnerli e di non dargli speranze, soprattutto nel secondo tempo, attraverso anche il gioco. La situazione di Gaston, sì, è stata una situazione studiata. Noi abbiamo delle dinamiche in entrambe le fasi e volevamo fare quel tipo di partita in entrambe le fasi ed è venuta bene, ma lui è un ragazzo tatticamente intelligente, che si applica e che ha fatto una grande partita e quindi sicuramente sono alternative che poi in un contesto studi in base a come vuoi sviluppare il gioco. Il discorso del portiere è che due partite fa ha avuto un mal di schiena Franchi, e quindi c'è stato questo problema qua, ecco, però insomma è tutto a posto. Mister, arriva il Parma, che sicuramente è una squadra per valore assoluto diversa da noi, che ha un altro obiettivo, e sicuramente il fattore testa, come diceva poc'anzi, sarà fondamentale dal punto di vista per tutte e due le squadre, ma il fattore testa è anche come proprio fondamentale calcistico importante in questa partita, perché se guardiamo i dati molti gol subiti in relazione a quelli che ha preso il Parma vengono da colpi di testa, appunto, soprattutto l'ultima partita Camporese, no? nell'1-1 che, con il Cosenza. La Ternana in questo, pur avendo subito più gol di testa, ne subisce di meno e ne fa di più. Quindi in base a questo, anche considerando che il Parma soffre sulle palle inattive, ci potrebbe essere un ragionamento suo legato al tipologia dei giocatori da mettere in campo per saper sfruttare ogni piccolo particolare per questa partita? Sì, certo che nell'analisi uno cerca di mettere dentro tutto quello che si vede, che uno pensa possa servire. Poi ci sono tante dinamiche dentro la gara e quindi logico che gli aspetti che vanno messi dentro sono veramente tanti. Noi sulle palle inattive a favore dobbiamo migliorare, perché tolta le prime partite poi non abbiamo fatto bene, forse è una cosa che stiamo facendo peggio, e nonostante abbiamo come potenziale per farle sicuramente meglio. Al momento però non ci riusciamo, ma ci stiamo lavorando, anche se tipo questa settimana il tempo non è stato tantissimo, però è un nostro obiettivo quello di migliorare anche nelle palle inattive. Mister, buongiorno. Buongiorno. Volevo chiederle se le era mai capitato, sia da calciatore che da allenatore, di avere un attaccante formidabile che segna 9 gol solo in trasferta. Forse in trasferta no, a me non vado a memoria, non me lo ricordo. Ma credo che il suo obiettivo non sia quello di segnare solo in trasferta, quello di Antonio. Penso sia più frutto del caso che di altre cose che invece, che però certamente danno questi numeri qua, però insomma dobbiamo continuare a lavorare, e lui anche un altro, come tutti noi, è uno che deve lavorare ancora tanto. Mister, buongiorno.
Lei ha sempre detto abbiamo tante alternative anche dopo il mercato di gennaio e sto cercando di cucire un nuovo vestito alla Ternana, però dalla vittoria di Palermo mi sembra che questo vestito parte un po' da dei concetti del primo vestito della Ternana di Breda, cioè questa ricerca della profondità subito, immediata. Si sta lavorando proprio in quello oppure è solo una questione di determinate partite, determinate caratteristiche avversarie e soprattutto determinate caratteristiche dei giocatori in campo? Beh, quello a me è una cosa che piace sempre con tutti i moduli, cioè il fatto di andare in avanti e sviluppare guadagnando campo. Quindi anche se giocassi con i quattro cambierebbe abbastanza, cioè lo metterei sempre dentro, magari in maniera diversa ma metterei dentro. Il vestito vuol dire però anche tornare come prime partite, avere anche la capacità di andare lì a prendere alti, che per un periodo non ci eravamo riusciti, ma insomma vuol dire soprattutto lavorare, perché non è che basta dirlo, e con questo gruppo adesso è un mesetto che si lavora, sta aumentando la convinzione, e partite come Palermo, ma già Reggio Emilia, perché Palermo secondo me è frutto della prestazione di Reggio Emilia, sono quelle che ti danno convinzione in quello che proponi e migliorano soprattutto i tempi. Cioè in entrambe le fasi i tempi fa la differenza di movimento, di coordinazione, e per far questo ci vuole appunto applicazione in settimana, ma ci vuole anche vedere che funzioni in partita, ed è quello che stanno vivendo secondo me i ragazzi e sentono che appunto funziona. Però c'è ancora appunto tanto da migliorare, e poi soprattutto ogni avversario, e l'Ecco insegna, ti chiede cose diverse. Poi giustamente anche gli altri la preparano su di te, e quindi bisogna essere bravi poi anche a controbilanciare le mosse avversarie. Buongiorno mister. Buongiorno. Torno su Raimondo, ma il rapporto con Favilli, diciamo, no? Quanto sì. È complicato gestire questa cosa, che Raimondo è esploso, ma ha gli occhi di tutti addosso, un ragazzo da mai qualità appurate, futuro importantissimo, però abbiamo visto anche Favilli giocatore del tutto diverso come caratteristiche, quanto può essere utile, l'abbiamo visto a Reggio, l'abbiamo visto anche come è entrato a Palermo. Sei soddisfatto sicuro di questa, diciamo, di questo dualismo tra virgolette, però è anche un po' complicato forse dire Beh. Chi gioca titolare, e ti chiedo pure alla fine se possiamo vederli insieme qualche volta, se può succedere dall'inizio. Sì. Sì, beh, la prima mia partita hanno giocato insieme sì. A Spezia, quindi per me sì. Poi in un parco attaccanti che sicuramente è più completo rispetto ai primi mesi, abbiamo più alternative, è logico che fare delle scelte porta sempre delle difficoltà anche personali, perché appunto vedi che sono tutti bravi e ti spiace, però dopo appunto la cosa bella è vedere che si mettono tutti a disposizione e capire in base alla partita cosa usare. E sapendo che chi non gioca è giustamente insoddisfatto, però appunto hanno tutti l'atteggiamento secondo me giusto, ed è quello che serve, perché torno a ripeterlo, siamo quintultimi e dobbiamo fare punti e dobbiamo farli tutti assieme. Sì, anche le incazzature infatti del giocatore sono positive, viste da sì. Tanti punti di vista. Sì, certo. Sì, sì. Mister, parliamo di caratteristiche degli avversari, poi dopo in una partita ci sono tante altre variabili. Non mi riferisco al valore assoluto, perché sulla carta e in classifica e anche in concreto la Reggiana e soprattutto il Palermo sono superiori all'Ecco. Però nelle due trasferte che la Ternana ha vinto con pieno merito, ha denotato una qualità della manovra. Certo, come dici tu, possesso orientato in avanti, mai sterile palleggio. Ma la pulizia della manovra, io ad esempio riguardando la partita di Palermo ho notato palla avanti, palla dietro, una circolazione di palla brillante che con l'Ecco non c'è stata. Al di là dello spessore tecnico degli avversari, quanto contano le caratteristiche, il modo di stare in campo degli avversari stessi? Ma allora è un gruppo in ogni caso nuovo come il nostro, perché noi siamo un gruppo anche abbastanza nuovo, hai bisogno di a volte passare da certi da un percorso, e l'Ecco non abbiamo cercato tanto di andare in avanti, logico che gli spazi erano minori, quindi era anche più difficile farlo, però secondo me l'idea devi avere ugualmente quella, cioè con delle dinamiche più veloci, più forzate in certe situazioni, ma l'idea di andare in avanti deve esserci ugualmente. Credo che però ci stia anche questo passaggio, perché siamo passati da un percorso dove
ci sta, secondo me è normale che sia, che ci sia così, soprattutto con una squadra che appunto ti veniva a prendere in maniera diversa, ti aspettava un po' di più e quindi anche la zona di campo da attaccare era completamente diversa. Insomma, sono quegli adattamenti che ci devi, che devi viverli tante volte per passarci, però io ripeto, quel punto là per noi è fondamentale, perché è stato un punto in ogni caso che ci ha permesso di muovere la classifica, ci ha permesso di dare continuità di risultato, ci ha permesso di fare due partite di fila senza subire gol. Logico che poi tutti volevamo la vittoria, però quando si dice si può vincere anche le altre parti, noi lo sentiamo sul serio che abbiamo queste possibilità. Poi non è che è facile, perché non è che Palermo eravamo andiamo là sicuro, però hanno dimostrato sul campo i ragazzi di dire, di fare quello che era stato detto. Mister, buongiorno. Buongiorno. Le chiedo due cosine così. La prima è se la Ternana si trova meglio quando non deve far gioco, nel senso quando l'iniziativa è degli avversari e quindi la Ternana si adegua un po' a quello che è l'atteggiamento dell'avversario. E poi le chiedo se queste tre partite, domani sarà la terza partita, in sette giorni, se ha provato qualche affaticamento, se, insomma, se tutti i ragazzi sono a posto dal punto di vista fisico. Ma io penso che tipo Palermo, a parte i primi 20 minuti, poi il gioco l'abbiamo fatto, non è che siamo stati là dietro e basta e aspettarli, abbiamo fatto dei buoni sviluppi come anche il primo tempo di Reggio Emilia. Poi sono partite aperte, ecco, dove fanno gioco un po' tutte e due le squadre. E non lo so, il discorso di appena detto, dobbiamo lavorare e creare delle alternative di gioco magari anche in situazioni diverse. E questa non è stata una partita che secondo me, cioè, tanto è appunto, rimane abbastanza simile a Palermo, quindi i contenuti possono essere, anche se con degli aspetti diversi, abbastanza ripetibili. Poi sulla stanchezza giochiamo tutti, abbiamo giocato tutti e tre partite, anche gli avversari, poi uno può avere più cambi, meno cambi, però credo che a dire di tutto quei cinque cambi in partita ci sia la possibilità di mantenere, se si può, inalterate certe caratteristiche. Poi sempre campo parla e domani vedremo se siamo stanchi o no. Spero di no. Io parlo in generale, se c'è qualcuno magari che ha accusato più degli altri un affaticamento. No. Gli altri sono tutti quanti convocabili e possono tutti giocare. Grazie. Prego. Buongiorno, Zuberec e Favasulli li consideriamo recuperati? Sì, sono convocati tutti e due. Mister, in settimana hai definito, credo che sia un concetto più che condivisibile, il Parma come la migliore squadra del campionato. Punti in classifica, gol segnati, differenza reti, sono tutti parametri numerici che confermano a pieno titolo la tua affermazione, no? Che mi sembra veramente incontrovertibile, cioè proprio non c'è discussione. Ti aspetti un Parma, a parte che dipende dall'eventuale recupero di Bernabé, che col Cosenza martedì non c'era, 4-2-3-1 o con Bernabé più basso a dare una mano ai due compagni della mediana? E soprattutto, chi ti aspetti nel ruolo di prima punta? Perché ultimamente sta giocando sempre Benedicciak, ma in alcune partite Mister Pecchia dà spazio ad una punta più fisica come Charpentier. Grazie. Le abbiamo provate un po' tutte e due, perché possono farle tutte e due, e anche negli interpreti possono utilizzare, hanno tante alternative, quindi non dire cosa mi aspetto, abbiamo provato a prepararle tutte e due tre quelle situazioni, perché tutte e tre possono essere attuabili da parte dell'avversario. Adesso non lo so perché vediamo cosa succede, insomma. Mister, volevo chiederle una cosa, al di là dell'aspetto motivazionale in cui lei giustamente, da bravo allenatore ovviamente, cerca di ingaggiare tutti e di far capire che ogni membro di questa squadra è fondamentale. Arrivato a questo punto del campionato dove mancano 11 partite e, come diceva lei, c'è l'obiettivo primario che deve essere per tutti, quello di fare punti ad ogni partita,
Mister Breda ha comunque dei punti fermi in questa formazione su cui poi costruisce e si adatta nelle varie partite, però dei punti fermi, chiaramente non le chiederei mai chi sono, però ce li ha? Ma ci sono delle gerarchie, è logico che come tutte le squadre, non esiste la squadra dove sono tutti uguali, ma non perché voglio mancare di rispetto a nessuno, perché credo che sia anche giusto così, in un contesto dove però le gerarchie sono mobili, nel senso che possono anche cambiare. Torniamo alle ultime partite recenti, a Reggio Emilia sembrava che quella fosse la formazione, a Palermo ne ha vinta un'altra, quindi credo che loro devono sentirsi tutti nella possibilità di andarsi a prendere il posto. Poi è logico che però devo fare delle scelte, nelle scelte è più facile che nel tempo qualche scelta sia simile, ma non deve essere vista mai come una cosa impossibile da cambiare. E io spero sempre che nella testa di ragazzi ci sia il desiderio di mettermi in difficoltà, cosa che stanno facendo perché stanno lavorando tutti bene, e questo dipende relativamente da me, ma dalla loro appunto voglia di andare oltre anche le difficoltà e anche i momenti dove magari non sono scelti. Però appunto io penso che più o meno abbiano giocato tutti con me, chi più chi meno, e devono partire da questo presupposto, tranne i portieri dove non c'è stata rotazione, però gli altri più o meno, adesso a me, memoria, non mi sembra uno che non sia mai entrato, anche gli ultimi di gennaio Zoia forse è l'ultimo che mancava, ecco, però è entrato. A proposito di scelte l'avevo messo, vabbè. A Palermo Lucchesi, mi pare, per la prima volta ha lasciato il posto a Dallemore. Sì. Dallemura, sì. Tanto questo è un nome che io sbaglierò sempre, l'ho chiamato in mille modi diversi, mi scuserà però. È una scelta dettata da un affaticamento, una stanchezza magari di Lucchesi, che ne ha giocate tante, sempre da titolare, e sempre tutta la partita, ma hai sostituito, mi pare. Oppure dettata anche dal tipo di avversario che avevi, con esterni molto veloci, molto rapidi nel dribbling. Era una scelta tecnica, che nello stesso giorno poi è diventato anche un affaticamento di Lucchesi, ma dopo, e quindi è venuto fuori così, ma sapendo che secondo me sono due giocatori affidabili, e tornando al discorso appena fatto, ci sono delle gerarchie con caratteristiche diverse, però hanno adattabili, sì, a seconda delle situazioni, no? Sì. Arrivederci, ciao.